è finita 6-4 per la squadra dei campioni per la ricerca, che ha battuto la nazionale italiana cantanti in uno stadio Mancini riempito in ogni spazio, grazie ai 4.610 biglietti venduti. Ma il risultato conta ben poco, anche se alla fine a perdere, come immaginabile, non ci sta nessuno, ed infatti in campo il gioco c'è stato, e come. Fano per la seconda volta vi accoglie con grande entusiasmo, vi fa piacere stare qui? Grande affetto, gente fantastica, le Marche non tradiscono. Una grandissima soddisfazione, perché devo dire sono stati venduti più biglietti della capienza dello stadio. Credetemi, anche noi che facciamo solidarietà e queste partite da anni, non sempre capita una partecipazione così bella. Si era già annusato in area di conferenza stampa che l'ambiente era veramente molto bello. Il divertimento, facciamo qualcosa di buono e di bene, quindi sono contento di essere qua. Perché era un po' che non giocavo di fronte a tante persone con grande entusiasmo, quindi sono contento, perché noi ci mettiamo la voglia di divertirsi, la gente è quella che aiuta le persone che in questo momento hanno bisogno, quindi è stato un grande successo e grazie a tutti. Una partenza a razzo, quella dei cantanti, che mettono subito in cascina due gol dello scatenato idolo delle teenager, uscito dalla scuderia di Amici di Maria De Filippi, il rapper Moreno, che si è aggiudicato anche la palma di miglior giocatore, ma anche quella di più disponibile e simpatico. Un vero e proprio furetto, fuori e dentro il campo. Che stai seminando il panico nella difesa. Meno male, ma in realtà il vero panico in senso positivo l'ha fatto Fano, che è venuta ad accoglierci in questa splendida giornata. Fano per la vita ha fatto vedere di che pasta sono fatti i fanesi quando sono chiamati alla solidarietà. 27.190 euro raccolti consentiranno alle due associazioni Onfalos e Adamo di realizzare i progetti in cantiere. Questo fa da quando è nata nel 1981 la Nazionale Cantanti, che in 35 anni di attività ha raccolto oltre 90 milioni di euro, con i quali le associazioni, oltre a realizzare i progetti, vivono di luce propria grazie alla Nazionale. La Nazionale Cantanti è tornata a Fano per la seconda volta e qualcuno di loro, come Neri Marco Re, gioca in casa, ma l'accoglienza e lo spirito della giornata li ha piacevolmente travolti e fatti sentire tutti a casa loro. Ovviamente il motivo vero e la nostra sfida ogni volta, la scommessa, è riuscire a richiamare abbastanza gente per fare delle raccolte cospicue. In questo caso mi sembra che ci siamo riusciti, ma appunto va ringraziato il pubblico, i fanesi, marchigiani in generale che sono venuti qua.